No, ma è tale la dolcezza di questa ragazza, di questa ragazza, che io ho detto è la nuova campionessa, ma lei ha guardato Guido, come dire, sicuro? Posso? Posso? Per la stima incredibile. Mi autorizzi? È la stima straordinaria, veramente, che abbiamo tutti noi per Guido. Mi ha detto, dice, posso, mi autorizza, è la nostra nuova campionessa. Ma vi faccio una domanda, ma se io vi dico stasera, se io vi dico prima serata, se io vi dico Rai 1, se vi dico Carlo Conti, voi che mi rispondete? Stasera! Su Rai 1 il nostro Carlo! Super Carlo Conti, tale quale show, imitazioni, canzoni, grandi artisti, la giuria, sorprese, state a casa, dalla ghigliottina fino a tale quale show e notte fonda, Rai 1, tale quale show. Vai Carlo! Tale quale show! E adesso, mamma mia, mi ha presa... Ci siamo scatenati troppo. Adesso facciamo proprio sul serio, sul serio. C'è calci di rigore, ma adesso 180.000 euro, avvocato. Sono tutti qua per lei. Mettiamo la cuffia che l'aspettano. Magari. Dall'altra parte di alcune parole, soprattutto dell'ultima, quella che dovrà legarle tutte. Pronta, Licia? Sì. Concentriamoci, lasciamola serena un attimo e si parte. Prima coppia di parole per scegliere fra danza oppure scegliere senza. Senza. Ghigliottina. Partiamo benissimo. Partiamo senza. Vita. Oppure puoi scegliere vittoria. Vita. Ghigliottina. Sì. Terza scelta, fra grande oppure piccolo. Pensiamo in grande. Quindi grande. Ghigliottina. Quarta parola, bisogna decidere se piccoli oppure se quella giusta è grandi. Piccoli. Ghigliottina. Dovevamo pensare non solo in grande, anche in grandi. Don Bosco diceva, pensate in grande che poi si avvera, si avverano i sogni. L'ultimo passo è fra famoso oppure importante. Importante. Ghigliottina. Fantastico! Per 90.000 euro, avvocato, giochiamo per 90.000 euro, le parole sono senza, vita, grande, grandi, importante, un minuto da adesso, in bocca al lupo, Licia. Grazie Licia. Ha scritto la cuffia, fai tutto, tu non ti devo dire niente, giusto, giusto, giustissimo, ti puoi liberare della cuffia, adesso non c'è più motivo per stare isolati, anzi siamo insieme, 90.000 euro, le parole della ghigliottina di questa sera sono senza, poi la parola vita, grande, grandi,
importante per 90.000 euro. Non ho guardato cosa ha scritto Licia per godermi insieme a voi da casa e voi qua in teatro per godermi il finale. Intanto preparo la parola, quella sigillata, quella nascosta, quella che sicuramente stasera vincerà, vale 90.000 euro. Vincerà Licia, che ha scritto senso. Me ne è venuta un'altra purtroppo adesso, che forse allora sì, prego. Allora, quella a cui avevo pensato, che purtroppo mi è girata in testa per tutto il tempo, era senso, ma l'abbino principalmente ai primi tre, quindi senza senso, il senso della vita e un grande senso. Proviamo a giustificarla, il senso dei grandi, un senso importante. Purtroppo me ne è venuta in mente un'altra che non so se posso dirla, però mi è... Quale? Memoria. Spero che sia senso, però sulle ultime due barcolla un po'. Perché memoria? Senza memoria, la memoria della vita, una grande memoria, la memoria dei grandi, la memoria importante. Però è venuta fuori tempo massimo, ammesso che sia quella. No, perché hai fatto uno strano cortocircuito tra senso e memoria, che non hai scritto ma ti è venuta in mente, poi ha prevalso senso. Speriamo non sia quello. Non avere memoria non ci consente di imparare, di apprendere, di non fare gli stessi errori, e sto cercando di andare verso invece la parola che questa sera vale 90.000 euro. Perché senza memoria non sapremo mai, come dire, fare nostre, ricordare le lezioni di chi? Della, ad esempio, quando uno dice la nella vita cosa c'è? La vita, le lezioni dei grandi, una grande lezione. Chi ce le dà le lezioni? La vita. Certo. In fondo l'ultima, la... c'è una canzone di anni fa, tu mancherinata, io già andavo a ballare ai concerti, è di Eros Ramazzotti, è importante ed è una... Una storia importante, meno male che non era memoria almeno. Quando mi hai detto me ne prendo in mente l'altro, ho palpitato per te, ho detto aiuto, adesso dice meno... storia. Una storia importante, sì. Una storia importante, i grandi della storia. Della storia. La grande storia, un capolavoro di Rai 3, salutiamo Paolo Mieli. E storia magistra, la storia è maestra di vita. È maestra di vita, appunto, senza memoria rifacciamo gli stessi errori, perché la viviamo la storia, non ce la ricordiamo e sbagliamo ancora. Senza storia, un fatto, appunto senza alcuna rilevanza, o anche dice una vita, avete vinto, ma dice una cosa, senza storia. Non c'è storia. Appunto, quindi senza storia, una storia di vita, le vicende, o anche la storia, maestra di vita, come hai detto tu, la grande storia, i grandi della storia, una storia importante, stasera sarebbe stato importante scrivere storia, eccoci qua. Ma abbiamo scoperto di avere in casa un'altra meravigliosa campionessa, oltre Guido, che è la nostra famiglia.